Combattere la fame nel mondo, un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario nell'anno del Covid-19, una battaglia che sembra impossibile da vincere. Il World Food Programme, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Sicurezza Alimentare, quest'anno vincitrice del Premio Nobel per la Pace, tuttavia non si arrende e chiama alla solidarietà. Servono 6,8 miliardi di dollari nei prossimi 6 mesi per contrastare le crisi alimentari. Quando il Covid-19 ha colpito le catene di rifornimento, quando le frontiere hanno iniziato a chiudersi, il World Food Programme è diventato il braccio del sistema di cooperazione e sviluppo, visto che diverse compagnie aeree non volavano. Abbiamo operato ragionevolmente come una compagnia di media taglia, trasportando merci e persone. Quest'anno già 7 milioni di persone sono morte di fame, ma è il lungo termine che spaventa visto il protrarsi della pandemia. E non c'è solo il Covid-19, i conflitti in 10 casi su 13 sono le prime cause delle peggiori crisi alimentari. Congo, Sud Sudan, Afghanistan, Siria, il nord-est della Nigeria, terra di conquista di Boko Haram, lo Yemen, poi. Vi si contano 20 milioni di persone che soffrono fame e malnutrizione dopo anni di guerra civile ed epidemie. Questa resta la peggiore crisi umanitaria mondiale. L'anno scorso il World Food Programme ha fornito aiuti alimentari a 100 milioni di persone in più di 80 paesi. L'azione in Yemen è ai primi posti per ordine di grandezza. Riuscirà il conferimento del Nobel al World Food Programme a mettere sotto i riflettori queste crisi? Spero che si attiri l'attenzione sul fatto che non si riuscirà a mettere fine alla fame senza spegnere i conflitti. Se vogliamo davvero aiutare lo Yemen, bisogna fermare la guerra e di certo non è nei nostri compiti prioritari farlo. Sta a noi però fronteggiare le conseguenze nel settore alimentare. Il premio Nobel è stato conferito all'Agenzia delle Nazioni Unite dopo 50 anni di attività. Tra le motivazioni, il suo ruolo nel contrastare la fame e nel contrastare l'uso della fame come arma di guerra. Quello che ci piacerebbe fare ora è parlare della nostra agenda tesa a cambiare la vita, ad aumentare la resilienza delle persone. Nel Sahel, nell'Africa occidentale, si presentano importanti opportunità per noi. Ci sono aree di conflitto, certo, ma ci sono anche molte altre parti del mondo dove, aiutando le persone ad adattarsi oggi, possiamo evitare guerre in futuro. Covid-19 e cambiamento climatico sono sfide enormi per chi combatte fame e carestia nella speranza di vederle regredire anche solo di un passo.